Continuano con cadenza quasi quotidiana le manifestazioni e i presidi della gente comune contro la nuova regolamentazione delle soste a pagamento a Isernia. Questa mattina nuovo raduno sotto il comune di Isernia con la provocatoria iniziativa dei manifestanti guidati da Emilio Izzo, che hanno indossato dei collari realizzati con delle strisce blu di carta. Insomma, restando nella metafora, un nuovo cappio al collo che gli isernini contestano in maniera radicale. Io sono stato presente anche all'altra manifestazione dell'altro giorno. Io abito nella zona del 24 maggio e chiaramente, ma non solo, a luce di quanto stava succedendo anche in via Corso Risorgimento, c'è stato un collasso nella gestione del progetto. Hanno fatto in modo di creare una gabbia di strisce blu. Quindi che succede? Che nessuno ha la possibilità di poter gestire in maniera autonoma dove parcheggiare. Quindi si è costretti poi ad andare a 700-800 metri e non avere la possibilità di gestirla la cosa. Sono contrario a questa scelta, sono contrario alle strisce blu, ma come scelta politica. Cioè, non penso che possa essere stato dato un appalto a una società esterna di Spoleto. Cioè, quando il cittadino paga una tassa, i proventi di questa tassa devono restare a Isernia, non devono andare fuori. Spesso noi cittadini ci siamo lamentati di tante cose, sto parlando dei commercianti, sto parlando di tutti gli interessi coinvolti all'interno della città. Se non c'è una piscina, se non c'è un centro sportivo, se le strade sono, sembra Sarajevo, bombardata, e quindi questo denaro non c'è perché si dice che non c'è mai la possibilità di poter agire, di poter utilizzare per le infrastrutture, allora è anche vero che bisogna fare delle scelte politiche corrette che consentano al comune, che consentano quindi alla cittadinanza di godere per quello che paga. I balzelli delle strisce blu non sono per legge, sono per opportunità. Quando dicono che ce le hanno le altre città, è perché le altre città offrono dei servizi. Quindi se io ho dei fondi, offro dei servizi. Ma se in questa città, dove tutto è morto e non si è fatto un'operazione che si dica una, nei 3 anni di amministrazione per il rilancio della città, allora significa che questa è soltanto una truffa ai danni del cittadino. Non è possibile incamerare soldi dai cittadini per non fare assolutamente niente. Quindi la striscia blu va eliminata, non sospesa, va eliminata, perché questa non porta assolutamente a niente se non far pagare ancora una volta a noi quello che loro non fanno.